26 febbraio 2016, oggi abbiamo un cantiere a Castel d'Azzano in via Barrette, e questo è lo scavo fatto, dove in fondo a 3,3 m affiora la prima falda acquifera. Lentamente, però insomma affiora, siamo in un periodo invernale, probabilmente con l'effetto dell'irrigazione questo livello di falda è destinato ad elevarsi, quindi diventare più prossimo al piano di calpestio. Questo ovviamente è un dato che va tenuto conto nella progettazione dei fabbricati, che potrebbe essere un piano interrato, come è possibile in questo progetto, oppure anche i piani terra in altre situazioni. La stratigrafia può essere descritta in questo modo: abbiamo, partendo dal piano campagna, abbiamo un primo strato di terreno molto scuro che ha uno spessore di mezzo metro, un terreno pedogenizzato, quindi dove si sono sviluppati dei fenomeni di umificazione, e al di sotto è dove è presente ancora alcuni apparati radicali di arbusti e di erbe, e al di sotto di questo primo mezzo metro abbiamo dei livelli di ghiaia e sabbia, un mistone dove riconosciamo delle zone un po' più scure, dove c'è stato fenomeni di umificazione, zone un po' più arrossate che testimoniano la presenza di ferro trivalente Fe2O3, e zone con delle lenti di materiale più limo sabbioso. Questo indizio è testimonianza di una dinamicità dell'ambiente di deposizione, quindi corsi d'acqua che si avvicinano e si allontanano. Passando poi al cumulo, vediamo la situazione del cumulo, che è questo, con angoli che sono tendenzialmente intorno a 35-40 gradi. Questo è uno scavo, contemporaneamente sono stati fatti altri due, e quindi abbiamo una situazione nel complesso di terreni dal punto di vista geotecnico geologico buoni. Questo è tutto.